15 agosto del 1818 nasceva il beato cardinale Giuseppe Benedetto d'Urbe. E in quest'anno giubilare è giusto che il paese di Nicolosi lo ricordi per la vicinanza che ha dimostrato nei momenti difficili dei terremoti che si sono succeduti, in particolare quello del settembre del 1885, l'eruzione del 1883 e poi soprattutto l'eruzione del 1886, quella che scoppiò improvvisa il 18 maggio alle 2 di mattina. Lo stesso giorno il Dusmet lasciò Catania per raggiungere qui Nicolosi e vi ritornò più volte, constatando quello che era il progredire minaccioso della lava. E proprio assecondando una promessa che aveva fatto, si rese conto che appunto era giunto il momento di compiere quanto aveva promesso. Era un'antica tradizione della Chiesa catanese che il patrocinio della sua grande martire Agata si manifestasse in modo particolare con il dominio sul fuoco per mezzo del suo velo custodito tra le sue reliquie. Il ricordo è proprio consacrato, mantenuto vivo ancora nella liturgia che nella nota antifona canta «Paganorum multitudo fugens al sepolcrum». Al sepulcrum virginis curerunt velum eius contra ignem. La moltitudine dei pagani, rifugiandosi presso il sepolcro della Vergine, presero il velo, ostentandolo contro il fuoco. E proprio all'ira del vulcano, e passiamo alle cronache del tempo, esso era stato più volte opposto. Così nel 1469 dal domenicano beato Pietro Geremia, così ancora nel 1749 dal vescovo Ventimiglia, proprio quando la città di Catania era minacciata dalla lava. Ora però, siamo nel 1886, si era in un secolo miscredente e la decisione del Dusmet trovò avversari tra increduli e fedeli. Questi temevano di esporre al disprezzo le cose sante, qualora il prodigio invocato non fosse avvenuto. I primi ridevano già di scherno. Contrari erano il sindaco, la giunta, il prefetto, i quali tutti però davanti alla decisione dell'arcivescovo finirono con il lasciar fare passivamente. Contrari molti del clero, che avrebbero voluto ad ogni costo impedire l'esecuzione del disegno. Di parere apertamente negativo anche alcuni dei più vicini a lui in una riunione serotina tenuta in arcivescovato. Ma a tutti il Dusmet rispondeva: io ho fede, così come ripetutamente assicurato agli infelici abitanti di Nicolosi. Miei cari figlioli, abbiate fiducia, poiché il velo di Sant'Agata vi salverà. E a quelli che si affaticavano a portar via mobili, a strappare porte e finestre, a seriva mostrandone dispiacere: non c'è bisogno di fare questo, aspettate un poco che venga il velo di Sant'Agata e ogni cosa sarà salva. E ancora, non temete, il paese non sarà invaso dalla lava, abbiate fede. Veramente spettacolo ammirabile questo della fede di un vescovo che in un'epoca di generale miscredenza e di indifferenza beffarda, in faccia al pericolo gravissimo e tremendo, quasi inevitabile, al quale interessavasi giorno per giorno l'Europa tutta per mezzo delle agenzie telegrafiche, ebbe ricorso all'intervento dei santi e fece pubblica professione di fiducia sulla loro visibile e straordinaria protezione. Ed egli stesso il 24 maggio trasportò a Nicolosi la preziosa reliquia. Alle porte del paese tutti i cittadini stavano ad attendere con impazienza. Quando Monsignore presentò il sacro velo al popolo, si levarono alte grida. L'arcivescovo esortò alla fiducia in Sant'Agata e mosse in testa al corteo con nelle mani il velo. A pochi metri dal torrente di fuoco, lì ove ancora oggi la cappella votiva segna il posto preciso, qui, il corteo si fermò.
Tutti piangevano mentre l'arcivescovo esortava a pregare Sant'Agata e a non temere. Giunti in prossimità del fuoco, quasi alle porte di Nicolosi, depone per terra il velo, si inginocchia e prega ferma per circa 20 minuti, come in una misteriosa conversazione con un personaggio invisibile. Tutti con lui in ginocchio pregano. Poi l'arcivescovo si alza e benedice il fuoco e il popolo con il velo. Il pericolo non sembrava diminuire, però. Il Dusmet rimase con i nicolositi in quei giorni fino a che il 31 maggio 1886 Nicolosi, per ordine del prefetto, venne evacuata. Domani comincia la tredicina di Sant'Antonio, il santo patrono di Nicolosi. Diceva l'arcivescovo, preghiamo tutti perché prima che essa finisca possiamo ritornare sani e salvi. Il Dusmet aveva auspicato il ritorno a Nicolosi per il 13 giugno, giorno di Pentecoste, e così avvenne. Il 3 giugno, fermatasi la lava, molti si erano affrettati a riportarsi nel loro paese, ma il ritorno sia ufficiale che della massa fu stabilito per lo stesso giorno 13. Il Dusmet l'annunziò con una notifica a tutta la diocesi che con lui aveva trepidato e sofferto nei giorni del pericolo. Oggi comincia il ritorno degli emigrati nicolositi alla patria, che ritenevano perduta. Lanciando questo sacro invito dallo stesso Nicolosi, non posso astenermi dal palesare la mia gratitudine in nome di questi figli tribolati a tutte le autorità amministrative, politiche, militari e municipali. È stata una gara edificante e lodevolissima, alla quale ha preso parte in quasi tutti i comuni l'intera cittadinanza, mercè generosa e contribuzione. E ora non mi resta che soddisfare una sacra promessa da me data al popolo di Nicolosi il 30 maggio, nel momento solenne della generale dipartita. Recando meco con loro e i santi patroni alla vicina Pedara, promisi con fiducia grande che li avrei restituiti io stesso, insieme a loro e Nicolosi. Adempirò presto e assai volentieri a quest'ultimo mio dovere, e quanto fu doloroso il mio primo trasporto, tanto, anzi cento tanti, sarà lieto e festoso il secondo. Desidero che i miei buoni diocesani preghino istantemente il Signore perché prosegua ad usarci misericordia, e in cambio auguro loro ogni benedizione e grazie celesti in abbondanza. Il ritorno nel giorno fissato non fu una festa, non vi erano parate o tappezzerie che non si potevano avere in un paese svaligiato, ma fu un'introduzione calma, solenne, gioiosa dei santi protettori che dalla Pedara, ove furono accolti, si riportarono a Nicolosi. Il popolo era immenso, la piazza centrale del comune e le vie decenti ne erano zeppe e gremite. Precedevano le folle, seguivano un centinaio di povere figlioli da 10 a 12 anni di Nicolosi con una corona di spine sulla testa, venivano dopo in gruppo i chierici e i sacerdoti, poi Monsignor Arcivescovo con a fianco il signor Sindaco di Pedara, Monsignor Vescovo Caffo, il preposto di Nicolosi e altri sacerdoti che l'accerchiavano. Venivano infine 7 o 8 statue di santi patroni portate a spalla. Il Dusmet fece a piedi tutta la via, ora recitando il rosario, ora intonando salmi, e così si pervenne fino alla piazza di Nicolosi. Qui si fecero schierare le statue dinanzi alla chiesa di Sant'Antonio e Monsignor Arcivescovo, montando sopra un rialto, predicò per ben 20 minuti al popolo affollato e silenzioso. Ricordate le trasgressioni della legge divina commesse dal popolo, fece con la bestemmia e la profanazione delle feste, col malcostume domandava. Ebbene, che rimedio adoperò alla fine il Signore per aprirti le orecchie sorde e affatto agli inviti divini? Ahimè, ben troppo e sai. Il Signore nello scaduto maggio ridusse tria fumo e carbone quelle stesse tue pianure, quelle stesse tue colline dove tu disonorasti mille e mille fiate il nome cristiano. Indi a poco ti minacciò di sterminare il tutto. A somigliante minaccia un grido uscì dalle tue mura, il grido del tuo pastore. Tu lo ascoltasti e confessasti le tue colpe, la ingratitudine tua.
così fatto tuo ritorno, così fatta tua conversione, operò per l'appunto Gesù. Prima che tu avessi finito di orare, il cuore di Gesù esaudì la tua orazione, avvalorata dai meriti, dalle suppliche dei tuoi santi protettori, e impose alla lava scorrente veloce, fermati, non invadere il paese. Io sono con Nicolosi raumiliato, ravveduto, pentito. Perché ciò non cada un istante solo dal tuo pensiero, tu hai presso di te due segni, l'uno gli altarelli, l'altro il luogo sopra il quale posò il velo taumaturgo di Sant'Agata, luogo che io mi affretterò ad illustrare alzandovi a concia cappellino. Dinanzi a cotali due segni verrai tu di tempo in tempo con i tuoi figli prostrati a rinnovare i buoni propositi. Canta dunque Nicolosi, canta con me, Te Deum laudamus. La commozione suscitata dalla viva parola dell'arcivescovo fu anche quella volta tanta che mosse al pianto tutti i presenti, ma il pianto di gratitudine e di gioia sboccò questa volta nel canto di ringraziamento, e Te Deum laudamus fece eco all'invito del pastore. Che Dio prenda da noi le nostre terre, saremo rassegnati, ma ci lasci il nostro tetto paterno. Era stata la preghiera nei giorni di prova, e il trepido voto era stato esaudito. Il Dusmet aveva annunziato a tutta la diocesi: ho già stabilito che si innalzi una modesta edicola a Sant'Agata nostra. In quel punto verecai il 24 maggio la reliquia del taumaturgo velo. Quel monumento avrà di fronte la lava che non poté avanzare il limite prefissogli con la benedizione del detto velo. E merce apposita iscrizione ricorderai i posteri come fra i prodigi operati dal velo di Sant'Agata contro le lave debba iscriversi anche questo. Sarà poi provveduto perché gli alterelli, preservati e sicuri in modo prodigioso dalla lava che circuivali rispettosamente mantenendoli illesi, resti in una memoria di tanta grazia speciale.